Oh, salve, salve, salve. Vediamo un po'. Sono ritornato in live oppure ho fatto cadere un crank. Vediamo un po', aspettiamo. Oh, ciao, ciao Dante. Ciao Dante. Come va la scrittura della Divina Commedia? Aspettiamo un attimo che si riconnettano un po' tutti. No, 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 devo andare di qua. Perfetto. E ora? Perfetto, adesso a posto. Ho tante passioni oltre alla pesca. A trottare allora ci vai? Sì, ci vado, c'ho ancora. Sull'hard disk che mi si è fottuto, cioè, spero non del tutto, c'ho altri due episodi a trottare da farvi uscire. Tutti con il coraggione. Ho bisogno di moschettoni per farmi i cavetti di rai, questo è di alcuni che non si aprono. Io non ce li ho qua, Stefanino. Dopo te li mando in chat. Dopo te li mando in chat, Stefanino. Ci ho tirato su Silu, fai un po' te. Cosa ne pensi da tubertini di Tatanka Wild? Cazzo, me la sono persa. Qual è? Cos'è intanto? Scusami, una bolognese, una fissa. Cosa? Non mi ricordo. Sei un gamer? Sì. Ma che conosci un ghetto? Fate raccontare da killer cosa che succede. Lo sa bene. E anche Stefanino. Ve la. Quello che ti ho detto prima non è uno scherzo, ma la vedo dura. La vedo dura. Una canna da carpe. Racconta una barzelletta, non è. Considerando di essere ad ultralight in un erbaio e su un ponte. Tanto dai ponti non ci puoi pescare. Canna da spini sui 50 euro, solid o tubolar? Riccardo. Ciao Max, hai praticato la bolognese in froce? Ancora no, era dal mese scorso. Che ci dovevo andare, ma fortunatamente sennò mi sarei perso i file. Oh, Tatigara, era da che non ti vedevo. Altre giraffe nell'aria. Killer, dato che sei un killer, vieni un po' a sparare alle giraffe, penso che ti diverti. Allora. Ho letto Rappa, la original footer, ho letto il nick, chi poteva essere se non Stefano Pozza? L'original footer, sai che penso di sì, ce l'avevo da piccolo, era quello arancione figo. Avevo quello arancione, il 5 centimetri, ma parliamo di 20 anni fa, oltre 20 anni fa. Il tuo laghetto per le trotte, secondo te? Non ne ho uno. Quando mostrerai di nuovo l'acquario? Cioè i file nell'hard disk. Ah, mi spiace.
Paolo, non ho ben capito la tua domanda. Io mi faccio scorta in fiera. Ricordamelo, me la faccio pure io, dai. Usciranno dei video sulla Bolognese in mare, in foce? Spero di farci. Cioè, adesso magari uno di questi giorni mi metto. Ci provo. Devo un po' vedere come fare. Hai mai provato agli agoni sul Garda? No, mi sono sempre dedicato al bass e ai gatti a fondo e ai reali a spinning. Penso basta. Io sto studiando mentre guardo la live. Ah, se non sei te, io non lo so. Quando video a luci, è tutto dentro l'hard disk. Spero di recuperarlo. Un consiglio per prendere di perk di giorno in laghetto, considerando che sono ad ultralight e pieno di persici che palle, aumenta la taglia. Perché Lucio Perk è molto più istintivo. E comunque ho fatto un cambiamento radicale. Stefano, il problema è che l'hard disk ha deciso di fare le vacanze estive pure lui, e quindi mi si blocca, non va, non me lo prende il computer, e i file sono là dentro. Due pescate trotaria, tutti i lucci, cos'altro? Due video bolognese-inglese, dopo, delle clip varie da mettere insieme, video reali, c'è tanta roba dentro quell'hard disk che deve ancora uscire. Non sto parlando di quelli vecchi sono comunque là dentro, però quando peschi a surfcasting, guarda, surfcasting non ha un gran senso, cioè sarei quasi tentato a provarlo. Però pescare, cioè, se c'hai pesci a 50 metri, non ha senso andare a 200 metri. Capisci? Metti una carpa specchio piccolissima nell'acquario che hai, pensa che figata. Vederla crescere, però ci vorrebbe un acquario gigante. Ma sì, ma non è che sia bello fare un miscuglio così. Feeder non stai andando, no, fortunatamente. Adesso ho ordinato un nuovo hard disk da 4 tera e penso per i primi di settembre vorrei andare, però non so, cioè forse so dove. So dove, sperando che resti la situazione, farò feeder in mare, devo anche imbobinare le canne, tra l'altro. Ma casting quanto lanci al massimo? Sono arrivato a 130 grammi. Perché è l'esca più pesante che ho. E perché dopo se no spacco la canna. Se no, sì, non ho provato di più. Va ancora bene il tuo air, non sa voglia. Ti sfido a prendere l'esca da spinning più costosa che hai nella tua attrezzatura. Sai, io non so qual è. Forse sì, cioè, se vado su quelle da Lucio, penso che sia la più costosa. Penso. Sì, sicuramente. Beh, no. Lucio, mare 18. Lucio e Mare se la battagliano, forse. Non mi ricordo quanto spero. Secondo me hai cambiato l'acquario, ora ne è uno tipo Bass Pro Shop con il Gar e robe simili. Sì, al posto della mia cucina adesso, posto del fornello, del lavello, del forno, ecco, c'ho un mega acquario così. È anche una bella cosa per la linea, perché non puoi mangiare e c'hai là da guardare i bass.
Ok. Allora, ma tu con chi trasporti le canne? Mi consigli un contenitore per trasportare le canne senza togliere il mulinello rigido? Ma io le trasporto senza niente, cioè le prendo. Di solito le tengo anche le due pezzi, le tengo aperte. Metto in macchina, ciao. Perché non metti una bomba nel frullatore? Perché non ho un frullatore. Letto. Io mi vorrei fare l'acquario con i persici sole. Cosa gli do da mangiare? Gamberetti quelli per le tartarughe. Io gli do. Ciao Games in tutorial. Vediamo un po'. Quanti siamo? Sono curioso di vedere. Siamo in 10. Buono, buono. Sto ancora pensando alla mia 20 euro e le esche da luccio che non so quanto le ho pagate, non mi ricordo. So che ne ho pagate tipo sui 13-15 euro, però non so se ne ho prese da di più. Quello. Arrivano le trote. Oh Stefano, bella. Ciao Paolo, ho rotto una canna in un viaggio. Da allora uso il contenitore. In aereo ci vuole un tubo, però devi togliere il mulinello. Jerk da 4-5 grammi. Jerk. Per cosa? Cioè, jerk da mare o jerk da acqua dolce? Jerk da cosa? Stai cercando? Aspetta, devo guardare. Nice. Allora, jerk d'acqua dolce, for caviglia nitrout e quello che vuoi. Allora, puoi andare su Seika, trout e quello che vuoi. Allora, puoi andare su Seika con il Minnow TLF50, il F50, TLS, LTS, cioè LTF50, LTS50, TTB60, TTC50, dopo ce ne sono altri. Rocky Minnow in teoria. Suspend 65 e dopo forse ce ne sono ancora, non mi ricordo. Lo striker. Ossigenatore. Killer, ossigenatore. Voglio farmi una canna specifica da trote. Sono indeciso tra Saint Croix, Sirius, Femory, Arena Stream. Ma l'Arena Stream è l'Arena Stream. Qual è il miglior periodo per andare a trote secondo te? L'apertura, perché sono ancora fresche fresche e non si ricordano più delle esche. Forse ho fatto anche rima, non mi ricordo. Qual è la canna più leggera?